Cos'è che c'ho? Tutti sti peli non ti pari, ma no, poi se vedi in video. Sì, sì, intanto è già iniziato e lo metto. No! Togli subito. Hashtag togli subito. Hashtag togli subito. Commentate tutti con hashtag togli subito. 3, 2, 1. Benvenuti a tutti ragazzi su questo nuovo video. Era da tantissimo tempo che non portavo un video su YouTube, ma oggi ho convinto finalmente mia mamma a fare questo video con me, che tra l'altro, come leggerete dal titolo, è chi mi conosce meglio tra mia mamma e il mio ragazzo. Sinceramente sono molto curiosa perché voglio vedere se mia mamma anch'io si ricorda ancora curioso. Si ricorda ancora di me o no, dato che mi ha un po' dimenticato. No, sei tu che sei sempre in giro. Dissata. Distrutta. E poi voglio vedere se Murix mi conosce come dice. Vabbè, mi sembra convinto. No, io la conosco, fidatevi, okay. Ragazzi, sta sfida la vincerò io. Secondo voi, chi vincerà? No. Voi due? Tu? Beh, giustamente, chi vince? Tu? Per forza. Fa già ridere così per entrambi. Ho scritto su questo bigliettino delle domande abbastanza originali. Ragazzi, mi sono molto impegnata, ho scritto 10 domande un po'... Non devi leggere, tanto tipo, lei manco... Mi immagino già la prima domanda, come si chiama il mio cane? No, ho detto... Fanny! Azzurro! Mi piace il riso? No, mi piace il sushi. Ragazzi, qua la sfida è chi dice io per primo, perché con le sue domandine saranno... Vi lasciate parlare o volete fare il circo? Non lo so. Fai già tu. No. No, ragazzi. Cioè, poi mi chiedi perché sono così, Come? Perché ti disso sempre, ragazzi. Anche tu a me dici. Vabbè. Sto anche trattenendo. No! Ok, ragazzi. Sono sconvolta. Dai, inizio. Non mi trattate. Non vediamo l'ora di vincere. Allora, zitti un attimo. Ho scritto appunto 10 domande che, tra l'altro, appunto, come dicevo, sono abbastanza complicatine. Metterò le mani così. Il primo che mi batterà le mani, fate una prova? Sì, ciao. Devono essere anche veloci perché se sanno entrambi la risposta, è tutta questione di velocità. Si parte con le mani così e poi si dà la risposta. Okay. Però, c'è un però. Io che non vi ho detto prima, chi perderà c'è una penitenza, insolita, lo scopriremo a fine video, però è molto insolita, è una cosa che dovete fare, che sicuramente a te piacerà sicuro, servono, la penitenza, sicuro, vi devo dare da fare, perché quindi... con lei ragazzi, se si parla di questi, con lei probabile che finisco 10 carte. Apriamo il fogliettino e siamo pronti? Allora, iniziamo dalla prima domanda, che è molto molto semplice perché ho deciso di iniziare con la semplicità. Una domanda, si può battere prima che definire la domanda oppure posso già prenotarmi? No, io dico... Posso già prenotarmi? Io dico cosa ho fatto ieri, mi lasciate cosa ho fatto ieri, poi potete prendere. Okay. Dobbiamo aspettare la fine. Che liceo ho fatto? Mia mamma. Linguistico. 1-0! Bravo! Sbagliamo questo, cioè. Rovinata. Allora, ragazzi, questa, mi raccomando, voglio anche lo spelling. Mettete la mano bene qua. Come vorrei chiamare mia figlia? Ho battuto prima io. Infatti non ho capito, sto battuto prima io e sto cercando. Ma io non lo so il nome della tua figlia. No. Via. Mura. So che te l'avevi detto. Sophie? S-O-F-I. Ah, è giusto. No. Vabbè, S-O-P-H-I-E. Brava! Oh, ma mia mamma non so se... Ma come... Sì, ho capito, ma l'ho indovinata io. Cosa significa? No, hai sbagliato a fare. Ma lei... No. 2-0. Qual è il mio animale preferito? Mura. Ma accidenti, lo sapevo. Aspetta. Alpaca. 2-1, dai ragazzi. Ok, qua voglio l'elenco. In che senso? Adesso capirete. L'elenco. Oddio. Quali sono tutti gli sport che ho fatto? Mia mamma. Dai, no, non è vero. È stata prima mia mamma. L'ho sentito il tocco. Allora, nuoto. Vabbè, ma io non li sapevo tutti. Allora. Ordine cronologico. No, poi... Okay, vabbè, allora. Nuoto, sub,
hip hop, moderno, classico, ginnastica artistica. Manca l'ultima. Hai fatto anche... Manca l'ultima. Niente di suggerimenti, eh? No. Manca l'ultima. Ma proprio uno sport. Gli sport che ho praticato. È strano che tu non te lo ricordi, pensavo tu lo dissi per primo perché... Vabbè, non posso suggerire giustamente perché sono leale. Dai. Mamma. Dai. Mi stai dicendo? No, sentendo. Dai. Sono emozionata. Pugilato. No. Come no? È vero, ho fatto anche palestra. No. Ah no. Pugilato. Ma qual è l'altro? Che sport hai ma fatto? Ma dove facevi quando? Ma da quando hai fatto? Sì, nel Veneto. Nel Veneto facevi uno sport? Sì, ho fatto uno sport, l'ho continuato per tempo. Ah, per del tempo? Sì, comunque per mesi. È stata una cosa che andavo tutte le sere. Tra l'altro ero in compagnia, non ero da sola. In box, come si chiama, no? No, no. Mamma, ma lo facevi pure tu con me. Ah, vabbè, jogging. No! No, ma... ah, è vero, Zumba. È vero. Zumba. Facevo anch'io. Io la facevo anche. Ma come facevo se per Zumba io? Di vero. Perché per me? Questo è semplice. Come si chiama la mia migliore amica? Mura. Elena. Bravo. Siamo 3-2. Questo è difficile. Perché, cioè, io voglio il giorno e il mese. E non me lo ricordavo io. Quando? Lo sapevo. Quando? Giorno e mese. Giorno esatto. È uscito il mio libro... Io in tutte le librerie. Sì, io. No, è stato. No, sono stato io. Non dire, me lo alzato di mano. Vabbè, controlliamo. Vai, dopo va. Ok. Il 26 maggio. No. Sbagliato. 4 maggio. No. Il 24 maggio. No, raga, quello è uscito. 4 maggio. In tutte le librerie. Ah, lì sei. Sì, 24 maggio è uscito sul. Mamma, no, non sbaglio. E dove? Oddio, come faccio a sapere? Il 30 maggio! Aspetta, fatemi vedere. Lo so. Aspetta. No, aspetta. Oh! Il 24 maggio. Oh sì. però ha vinto mia mamma. Tu cos'è ho che hai detto? Sai. È vero, brava. Me l'ho scusata pure io. Qua però la situazione si può ancora ribaltare. Okay. Si può ribaltare, mi devo concentrare di più perché altrimenti qua la situazione si fa molto critica. Ok, no, semplicissima, sicuro che Mura la sa questa. Okay. Qual è il mio panino? Lo sei peggio del rallentatore dello slow motion. Panino, cioè io non riesco a capire quando finisci. Qual è il è mio. Cioè, come faccio a sapere quando finisci la frase? Dai. Qual è il mio panino preferito? Raga, fatemi finire la frase, se no racconto come era. Sì, il mio panino preferito del Mac. Sì. Il crispy, le cose, non sapevo, cioè non so l'inglese. Tutti, no, dai, chica, lo so il chica. Dai. Semplice. Oddio. Preferisco, da limone o pesca? Limone. Ma aspetta prima a vedere. No, io. C'è lui? Sì. Sì. Sul tè vai a momenti. Sì. Cioè, adesso è il momento del limone. Vabbè. No, tu mi hai sempre detto il limone. No, prima era pesca. Se si cambia, ogni tanto cambia. Come fai a capire? Ogni 7 anni si cambia. Ok, vabbè. Mi raccomando, nei commenti commentate quale tè, gusto del tè preferite, tè limone o tè pesca. Ragazzi, tè limone e siamo tè pesca. Quanto siamo adesso, pari? 4-4. Siamo arrivati all'ultima domanda. Siamo 4-4, c'è tensione? Siamo troppa. C'è tensione o no? Troppo. Io vi dico... Allora, ho già nascosto il portafoglio in un posto, sicuro. Non lo voglio tirar fuori. Qua, quindi... raga, vi dico solo che la penitenza è tosta. Non è una penitenza come tutte le altre. Io l'ultima domanda... Sono già pentita aver fatto sto gioco. L'ultima domanda ce l'ho in mente, perché è quella più importante, perché è quella più difficile, perché è quella che riguarda la mia infanzia, che ti ho raccontato, però è comunque molto difficile ricordarsi le cose, mentre per te, comunque è difficile perché con l'età si avanza e si ricorda sempre meno. Ah, grazie. Mani in posizioni... E via con la domanda. Come si chiama? Già partiamo, come si chiama? La mia vicina di casa.
amica? Amica, la mia, migliore, okay. la mia amica con cui ci ho passato tutto il tempo insieme, che è bravissima. Sì, vabbè, come faccio? Oh. Ma come faccio? Come se ti dico come si chiama? Allora, qua adesso vi faccio vedere le penitenze che io ho già scelto, così vedete. Io oggi c'ho il treno, devo tornare a casa. Adesso vi faccio vedere le scelte che ho già imbustato, cioè ho già fatto i bigliettini, così almeno potevate dire no, che se l'è inventata al momento. Okay. Li vado a prendere, arrivo. Quindi riguarda te. Riguarda me. Qui è dove mi doveva portare, dove mi deve portare Mura. E tu dove dovevi portarmi? Voglio vedere la reazione. Vediamo un po'. 3, 2, 1. E la mano. Vabbè. Cioè, sì, però. Allora, questo è di mia mamma. Vediamo dove Napoli. Sei curiosa. Napoli. Beh, Napoli. Bella, mi però. Pensavo molto più lontano io. Beh, ci sarei venuta volentieri a Napoli. Mi aspettavo tipo Maldive. Andiamo comunque lo stesso. Adesso vediamo. A spese tue. Però sei stata un po' cattiva. In che senso che sì? Cioè, io pensavo a Maldive per tua mamma, non so. Prova a indovinare. Per te è tosta. Vabbè, se hai detto Napoli, lei... No, per te sarà. È tosta. Io sarò Francia. Sì. Voi. No, è tosta. Lecce. È un posto dove ci siamo già state noi. Ma in Italia, no? No. Ok. No, siccome no, ti piace molto più dato che dobbiamo l'unico. Andare in America, non può essere America. No, aspetta. Sarà Dubai sicuro. Dubai. Non ci credo, no. Dubai! Mi sta male, devo portare dal veterinario. No, no, fidati, dobbiamo tornare a casa. Sì. Mi dovrò portare a Dubai entro un tot di tempo. Ho detto un mese due. E vi aggiornerò tutto su Instagram. Quindi vediamo via. Ragazzi. No, anche perché vi aggiornerò. Una brutta figura. Vi aggiornerò tutto. No, la devi portare proprio perché. Vabbè, ma voglio fare anche io un gioco così. Comunque, amici, siamo arrivati alla fine del video. Mi raccomando, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale e soprattutto datemi a seguire qui su IG. Mi raccomando, andate perché tra l'altro vi farò vedere quando andremo a Dubai tutto il viaggio e quando mi porterà. Farai un video? Certo! Quindi, per rimanere aggiornati, ovviamente andate qui. Quindi ti tocca Mura. Sulle mie storie e cioè, nulla. Mi dispiace per te. Ragazzi, dato che ho perso una sfida del genere, sto video deve arrivare almeno 50.000 like. 50.000 quindi like. Quindi spollicciate tutti, facciamo arrivare spollicciate, questo video minimo 50.000 like. Pollice in su tutti. Mettete like, ragazzi. Condividete, mettete like, iscrivetevi al suo canale. Spero vi sia piaciuto. E so che vi sono mancata e tornerò più spesso a fare i video. No, fidati, 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 meglio se non torni, fidati. Ciao amici!